Ciao ragazzi, siamo a Lucca in compagnia come tutti gli anni di Matteo. Io Ciao. Questa recensione la devo, anzi recensione, questa intervista a Matteo la devo iniziare con questa domanda che mi hanno fatto tutti un po' controcorrente. Ma che cavolo di fine ha fatto Tetsuya e Roshi con la moto? Beh, il progetto sempre c'è, è sempre presente, solo che bisogna scegliere, almeno per me. Quindi c'era da scegliere, vuoi fare prima gli astrobot o le moto? E infatti ragazzi, chicca di quest'anno sono gli astrobot che usciranno, Matteo? Se tutto va bene, il primo uscirà, il primo che sarà Robocrest, quindi il numero uno, quest'estate. Quest'estate, confezioni, sentivo già prima singole, spiega sì, te. Sì, confezioni singole, ora secondo la tabella ufficiale, poi bisognerà vedere, con una distanza di 4-5 mesi uno dall'altro, anche per dare un po' di respiro al portafogli. Tiratura sempre MT, quindi quanti MT 500 pezzi. 500 pezzi, quindi non ristampabile, perché l'MT, Matteo, come sempre non li ristampo, è difficilissimo. Mai. Quindi praticamente pezzi unici, ragazzi. E oltre agli astrorobot, che quindi vedremo a distanza di qualche mese l'uno dall'altro singolarmente, cosa ci propone Jungle qua a Lucca? Abbiamo già visto, allora, come io Jungle, già vedo un vinilone di Guzzura, bellissimo ragazzi, dal vivo, è uscita. Questo è gennaio, quindi nel giro di pochi mesi sarà pronto, è sempre della serie Fantasy Collection, quindi continuiamo questi personaggi, diciamo, un po' kawaii, come dire, un po' carini, insomma. Esatto, che ragazzi sono bellissimi in vetrina. E devo dire che la testa che ha fatto quest'anno, metallizzata esclusiva, sempre anche quella MT, è già andata a ruba perché ha pochissimi pezzi. Penso sì, che forse sì, oggi già fa il sold out. Speriamo. Oggi mi sa che farà già il sold out. La versione Anime Color c'è qualche pezzo, quindi corrente a prendere anche quella, perché c'è ancora. Quella, quanti pezzi sono rimasti? È rimasti, non lo so, la tiratura totale è 400, quindi 100 per quella metallizzata, 400 sì, per quell'anime, esatto. Quindi comunque parliamo veramente, ragazzi, di pochissimi pezzi, e Matteo fa sempre le cose fatte bene, quindi dai, anche quest'anno siamo contenti. Adesso vi farò vedere poi gli astrorobot, i prototipi che già hai in vetrina, quando facciamo anche le riprese di questo stand, e quindi vedremo anche Jungle. Lo ringraziamo come sempre. Altra chicca futura che sicuramente farai e non hai portato a Lucca? Non posso dire niente di questo. Se, oh, ultimamente ragazzi non le dice, però dai, fa sempre cose belle. Ringraziamo Matteo, ringraziamo Jungle, e quindi seguitemi sempre sul canale e comprate sempre le cose di Matteo, perché è veramente in gamba. Ciao, ciao ragazzi. A tutti.